Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Qua da noi in Svizzera c'è sempre un problema per l'aperitivo. Diciamo che l'aperitivo in Svizzera è abbastanza basic. Siete già fortunati se trovate patatine o spagnolette da mangiare. O magari un piattino di olive, ma è proprio grasso che cola. Quindi la nostra missione sarà trovare i migliori locali dove fanno aperitivi qua nel Bellinzonese. Scopriamoli! Stati al bar ristorante L'Ulivo. Allora, diciamo che come prima tappa non è stata davvero niente male. Sì, c'erano tante buone cose, c'erano pizze fritte, c'erano ramezzini, c'erano le classiche pizzette. Diciamo che era buono. Dose, il giusto per fare un aperitivo, non per farci cena, diciamo. Sì, uno stuzzichino, non è l'aperitivo rinforzato. Portano loro, non è a buffet. È un tagliere, consuma un po' di tutto. Quindi uno non è che può andare e abbuffarsi fino a morire, però tornare a piluccare. Ma per gli standard svizzeri ancora ci siamo. Poi diciamo che l'aperitivo quello vero è quello prima del pasto, quindi non è che ti devi rimpinzare perché sennò non arrivi alla cena. Di la verità che tu sotto sotto ti volevi rimpinzare. Ma quello è un altro tipo di aperitivo. Prezzo, diciamo che nella media abbiamo pagato 14 franchi per due spritz e l'aperitivo. Prossima tappa, Country Boy di Giubiasco. Con le sue pizzette all'abanero, quindi se siete amanti del piccante, assolutamente consigliato. Lui l'ha già provato. Diverse volte. Pizzetta all'abanero, lei non lo sa, ovviamente non gliel'ho detto, se ne accorgerà in post. È inutile, finito lo spritz. Beh, per qualcuno il piccante era troppo forte, quindi si brinda col latte, salute! E rieccoci! Freschi e sobri per un altro aperitivo. Voi non avete visto niente di quello che è successo ieri sera? Comunque il prezzo era giusto, gli aperitivi abbondanti. 17 franchi, 3 franchi in più rispetto all'altro, però buffet a volontà, quindi finché ce n'è stato abbiamo mangiato. Magari avrò messo qualche clip, ma vedremo. Probabilmente sarà tutto censurato. Stiamo andando a Sementina, al Live Café. Oggi fanno i 10 anni di attività del locale, quindi ci sarà una festicciola con tanta roba da mangiare. C'è scritto anche costine. Quindi l'aperitivo sarà un po' più rinforzato rispetto a quello che ci si può aspettare normalmente, Però comunque vediamo come se la cava. In realtà saremmo voluti andare ieri, ma non ce l'abbiamo fatta. Non era cosa. Forse 3 aperitivi in una serata sono un po' troppi. Già, che poi diciamo che lo spritz del Country Boy bello carico. Lei dopo 2 dita vedeva già i marziani, no. E galleggiava per tutta la stanza. Io dopo mezzo litro di birra mo sono ancora fatto, quindi questa sera è meglio che stiamo un po' leggeri, perché sennò non torniamo più a casa. Ma sì, siamo un tiro di schioppo, cosa vuoi che sia. Anche qui l'aperitivo a buffet. Però così non possiamo giudicare nel modo giusto. Poi abbiamo sbagliato perché ci hanno offerto il da bere. Non abbiamo preso lo spritz, quindi non possiamo giudicare al 100%. Boh, le parole della cameriera sono state un drink di benvenuto. Quindi vediamo se col drink di benvenuto dopo ce lo fanno pagare. Comunque lo spritzino lo prendiamo. Sì, più tardi lo prendiamo. Ciao. Aggiornamento. Visto che non volevamo lasciare il punto interrogativo sul Live Café, stiamo andando a fare la verifica per vedere com'è normalmente un aperitivo lì. Controllo di routine, è doveroso. Eh certo, per questo video ci stiamo sacrificando parecchio, vero? Sì, vero. Quindi niente, andiamo a verificare com'è l'aperitivo e potremo fare la nostra valutazione finale. Ma... e quello dell'altra volta? Era quello dell'altra volta. Ma questa volta? È quello normale. Quindi non dei 10 anni? Sì. Comunque c'è parecchia roba, dai. Insomma. È misto.
carotine. Allora, abbiamo pagato 16 franchi, abbiamo fatto un aperitivo normale, non esagerato. Sì, diciamo che rispetto alla valutazione iniziale, mezza pizzetta la dobbiamo togliere. Mezza pizzetta se ne va. Però comunque bisogna dire che comunque l'aperitivo era buono ed era il classico aperitivo, una portata che basta per andare a fare dopo una cena, quindi... Sì, quello sì, c'è da dire. Poi la focaccia è qualcosa di veramente molto buono, mi piace parecchio. Solo che l'aperitivo rinforzato all'italiana qua non lo si fa. Vabbè, adesso andiamo a fare un refill al Country Boy dell'altra volta. Quindi, che cosa dire in chiusura? È possibile alla fine fare l'aperitivo in Svizzera? Sì, andando nei posti giusti direi di sì. Esatto, diciamo che qua non è lo standard avere l'aperitivo a pericena come c'è in Italia, bisogna andare un po' a spulciarli col lanternino, però... Sì, bisogna guardare bene, perché sennò capitate nel solito posto che vi danno patatine fritte, qualche nocciolina, se vi va bene. Se vi va bene. Sennò è solo da bere, ciao. Sì, comunque, come abbiamo visto, le alternative ci sono. Quindi, per concludere, abbiamo visto 3 posti, e di questi 3 quale ti è sembrato migliore? Allora, se dovessi dare una valutazione, la voglio dare in pizzette. E partiamo dall'Ulivo. L'Ulivo era un aperitivo rispettabile, dai. Il giusto per partire bene per una cena dopo. Esatto, in cui comunque portavano loro la porzione, non c'era il buffet, quindi era giusto un assaggino. Però comunque la qualità era buona assolutamente, quindi io gli do 4 pizzette. Anch'io. Il Live Caffè, c'era veramente tantissimo da mangiare, tanta bisogna vedere se fanno di solito la formula buffet o anche lì fanno il piattino, però adesso non sappiamo bene perché appunto era la giornata un po' così. Quindi nel dubbio gli diamo 4 pizzette e mezzo. Invece per finire Country Boy, Diciamo che non c'è tanta varietà, però quelle cose che ci sono, quello che c'è è buono, le pizzettine al labanero soprattutto, poi le tartine belle e poi a volontà anche lì si mangia, esatto, quindi esatto. Se volete fare la cena più che aperitivo lì, esatto, poi lì sta anche a scegliere le tartine un po' più cremose per stemperare il piccante, no? Mangi il piccante, dopo ti rimpinzi di quelle con la maionese piuttosto che la salsa di tonno e stai benissimo. Poi è vero, lo sprizzino costava un franco in più, alla fine mezzo franco a testa in più, però era bello gonfio, carico parecchio. E quindi straconsigliato, io gli do 5 pizzette, no, 6 pizzette, anche 8 peperoncini, 9 piadine e 2 sprizzini. Quindi per questo video è tutto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, di lasciare un like sotto il video, commentare, se magari c'è qualche posto che conoscete dove fanno degli ottimi aperitivi qua in zona Bellinzona, scrivete sotto nei commenti qua sotto il video, fatecelo sapere che così andiamo a esplorare nuovi luoghi e ci faremo magari anche nuovi video. Assolutamente, soprattutto andiamo a mangiare. Eh sì. Quello è il nostro piano. Bene, per questo video è tutto, ci vediamo la prossima volta. Saluti anche dal Gatto Rosso. Ciao.